domani mattina alle 9 c'è le forze dell'ordine con lo sfratto esecutivo. Devo lasciare l'alloggio praticamente. I signori del comune mi hanno promesso che prima della scadenza io avrò un alloggio. Niente di tutto di questo. Tutte promesse. Nessuno si è fatto vedere. Non hanno avuto il coraggio di farsi vedere, ci mandano tramite messaggi a me non mi fa niente, perché io voglio parlare con loro in faccia. Ci hanno abbandonato dalle 11 di stamattina, completamente. Nessuno ha ricevuto, nessuno. Nessuno. Ci dicono solo parole e nient'altro. Abbiamo i nostri problemi gravi e loro... Dove abitate voi? Io abito a Saracinello, via Saracinello al torrente numero 33. E io a Ciccarello abito, con mio marito ammalato a letto. Ma lei sarà sfrattata? No, io non sono sfrattata, ma mi devono fare il cambio alloggio, e da anni e anni che vado avanti e indietro. Mio marito non ti può più curare, perché non si può prendere una persona da 100 kg, non mi cammina più dall'ultimo piano 100 scalini e scenderlo sotto. Io non ce la faccio più, sono arrivato a tutte le malattie che può avere mio marito del mondo. E loro non hanno una dignità.